Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Genetic DNA e con questo secondo appuntamento di la mia collezione di Blu-ray. Quindi vi ho lasciato con i titoli Marvel e vi ho detto che avrei continuato con i titoli Marvel. Quindi iniziamo subito con Elektra. Dovrei forse registrare questi video di giorno così non ho la luce dietro che mi fa riflesso. Poi l'incredibile Hulk. The Avenger, qui abbiamo la versione Blu-ray normale e la versione Blu-ray 3D. Sono proprio due dischi separati per il Blu-ray in 3D e per il Blu-ray normale. Poi. X-Men, l'inizio. E ovviamente qui abbiamo la quadriologia degli X-Men, tutti belli rilegati in questo cofanettino. Poi abbiamo i Fantastici 4, il primo, e ovviamente Fantastici 4 e Silver Surfer, che è il secondo. E concludiamo questa collezione della Marvel con The Amazing Spider-Man, o come si dice poi, visto che il mio inglese fa sempre cagare. Ok. Poi iniziamo con un'altra collezione, ovvero The Ultimate Burn Collection, che comprende i tre film di Jason Byrne, come potete vedere. Identity, Supremacy e Ultimatum. E qui abbiamo The Burn Legacy, che è l'ultimo uscito. Poi abbiamo altri due, ovvero Il mistero delle pagine perdute e Il mistero dei Templari, edizione speciale, che non ho ben idea. Poi, Punisher, zona di guerra, di queste ne ho due, nel senso che questo è uno che, se non sbaglio, è della Marvel anche questo, però non ho ben capito perché non l'ho messo insieme agli altri, vabbè. E poi qui un altro, sempre The Punisher, questo con John Travolta, che anche questo è della Marvel, non ho ben capito perché mi è uscito fuori dal... vabbè. Poi, Bangkok Dangerous, il codice dell'assassino. Magari voglio alzare un po' perché vado sempre fuori. Ok. Poi abbiamo i mercenari. I mercenari in questa steelbook, versione steelbook. E qui abbiamo i mercenari 2. Poi Alice nel Paese delle Meraviglie, un bellissimo film con Johnny Depp, il mitico Johnny Depp. Poi Nessuna Verità. Poi Felon, Il colpevole, questo è un film abbastanza vecchio, però che avevo ai tempi su DVD. Poi abbiamo Push, o Pash che dir si voglia. Poi Ultimatum alla Terra con il caro Keanu Reeves. SWAT, squadra speciale anticrimine, sempre con... nostro amico Samuel Jackson. 300. La leggenda di Beowulf.
pensione Director Scott, a fronte di 2 milioni. Questo è computer grafica d'animazione, quindi non è prefatto molto bene. Sunshine, il sole sta morendo e noi con lui. Classico Independence Day. L'apprendista stregone, altro film bellissimo con Nicolas Cage. Nome in codice, Broken Arrow con Travolta. Anche questo è un film abbastanza vecchio che ho voluto riprendere. Mi spostare un po' qua. Poi vediamo un po'. L'uomo senza ombra, anche questo director cut, anche questo è un film vecchio, molto molto vecchio. Molto molto no, però. Poi Man in Black 1, il nostro caro Will Smith. Man in Black 2. E ovviamente Man in Black 3. Poi il nostro Tom Cruise, Minority Report. Questo, se non sbaglio, anche c'ha 2 dischi, sì. Poi La tempesta perfetta, anche questo film molto bello. Black Ops Down. Ultraviolet. Poi abbiamo Halo Legends. Questo è un film d'animazione sulla mitica serie di Halo. Dovrebbe essercene uscito un altro che dovrei recuperare 28 settimane dopo, perché 28 giorni dopo ce l'ho in DVD e dovrei trovarlo in Blu-ray. Io Robot, sempre un bel film con Will Smith. E per finire, The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo. Bene, ragazzuoli, questa seconda parte finisce qui. Prossimamente metterò la terza parte. Ce ne saranno un bel po' di parti perché siamo neanche a metà. Quindi, ciao ciao a tutti e buon fine settimana.